Cosa succede quando una super VIP, stupenda, si mette a nudo mostrandosi senza trucco? Beh, dipende. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con i trucchi sa benissimo che possono fare miracoli, correggendo imperfezioni e valorizzando, of course, i tratti migliori. E nel mondo dell'immagine è tassativo apparire sempre belli, sempre. Qualche tempo fa toccò ad Alba Parietti ricevere i commenti di chi la vedeva, per la prima volta, senza trucco. Ci fu chi disse, non ti avevo riconosciuta, sembri una ragazzina, complimenti. Chi invece commentò lapidario, sei orrenda. E da lì il botta e risposta condito da frasi ecumeniche del tipo, siete persone superficiali. Aprite la mente e il cuore, andate oltre l'apparenza, cavolo. Ora, il bello dei social è che tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza. E se fosse a pubblicare una foto facendosi vedere senza l'ausilio del trucco, cosa accadrebbe? Beh, leggete qua. La bella attrice romana, oggi una delle VIP italiane più note e seguite dal pubblico, non è nuova a foto di questo genere. Ma stavolta ha proprio esagerato. Poco prima di fare colazione Sabrina ha deciso di farsi un selfie e pubblicarlo sul proprio profilo Instagram. Coraggiosa. In realtà basta guardare il risultato, corredato dalle parole, la mattina prendo un goccetto di caffè bevanda calda per rendersi conto che la Ferilli è sempre la Ferilli. Con o senza trucco. A 56 anni è una donna meravigliosa e per i suoi follower la foto appena sveglia è stata davvero un regalo gradito. E infatti i commenti sono tutti positivi a cominciare da quello del profilo ufficiale di Sandra Milo, meravigliosa. E la tazza è degna di te. Da vera regina. E ancora, Sabrieri ci hai tenuto compagnia in diretta, falle più spesso soprattutto con Mara Facina innamorata siete pazzesche cuore rosso e di mattina il caffè è d'obbligo. Buongiorno Sabri. E buona giornata cuore rosso cuore rosso cuore rosso cuore rosso cuore rosso. Come dicevamo non è la prima volta che fa contenti i suoi fan postando foto che sono tutto tranne che in posa. Qualche giorno fa, ad esempio, aveva pubblicato una foto mentre, con faccia piuttosto imbronciata, guardava fuori dalla finestra un cielo plumbeo. Commentano, senza trucco, naturalmente, ma quando passa. Un bacio forte a tutti. E se qualcuno si chiedesse ancora il perché del legame così forte tra VIP e seguaci social, ecco la risposta di un utente, io che mi annoio per il tuo stesso motivo, tu che posti, io che non mi annoio più Facina felice con occhiali da sole. Pubblicato il 19 aprile 2021 alle ore 16:55. Ultima modifica il 19 aprile 2021 alle ore 16:55. Thank you.